Quanto costano i materiali? Quanto costano? Quanto contano i materiali? La marca dei materiali, quanto la mano, quanto il progetto? Cosa è più importante? Mettimi in ordine: mano, materiali, progetto. In ordine? Prima di più importante è analisi, diagnostica. Diagnostica, anche già mezza terapia. Sì, analisi anche, diagnostica è più importante. È primo. Perché anche il piano di cura, come si è fatto. Se si fa tutto giusto dall'inizio, anche alla fine sarà bene. Se tu fai la diagnosi e il piano di cura male, diciamo, incomplete, non importa che io come dottore sono buono in quello che fa, che attacco, io attacco bene. No, se io attacco bene un lavoro che non si deve attaccare, non deve fare in questo momento, già è tutto brutto. Non significa che io sono mani buone di attaccare bene e quello tecnico è bravo di fare bene. No. Prima deve fare un piano di cura giusto e dopo tutto. È meglio quando tutto il team è buono, che piano, che anche i pazienti è buono. Diciamo con la testa di che lui accetta tutto che dicono il dottore, che raccomanda il dottore. Anche con la, diciamo, non è ultima, è seconda, è troppo importante, la budget, la soldi che hanno i pazienti per fare un piano di cura giusto, perché un piano di cura giusto può stare più costoso di uno che si può parziale. Sì, parziale. E già si lavora in quello. Però ci sarà minimo e massimo. Dipende da quanto costa una faccetta in California. Non lo so, 3.000 euro, 3.000 dollari, 3.000. Sì. Pasca mai. Pasca. Italia, una faccetta base oscilla da 600 a 1.200 euro. Una faccetta in Italia. E Romania, Dentkov, quanto la fanno? 801.000 per. Tra 800 e 1000. Tra 800 e 1000, ma può essere anche. Con questa analisi, però, digitasmedesign, sì, analisi estetica. Ma può essere anche più costoso che lui quando c'è pazienti che sono troppo. Come si dice? Cattivi, no? Cattivi. Creativi. No, quello che troppo guardano. Esigenti. Sì. E lui, questo paziente ha soldi, tanti, e lui dicono: guarda, io voglio così e basta. Lui prende un team di tecnici dal Brasile e chiama dal Brasile tutto il team per lavorare con la mano qua in sua clinica di Timișoara. E solo per tecnico lui paga 500 euro per una faccetta. E già il paziente paga di 3-4, pagano diciamo 2.000 euro. Ma anche qua è troppo costoso per Romania, 2.000 euro. Ma per Canada, per America, diciamo che è una cosa normale. Ma quindi fare un lavoro del genere viene sui 10.000 euro? Tu, allora, dipende da dove lo fai. Se lo fai in Italia, fai 10 denti sopra, 10 denti sopra. No, vabbè, siamo qua, quindi parliamo di SS. Quanto è la faccetta? Com'è? Qua? 231 fino a 231 con l'analisi, 320 con l'analisi digitale. No, è come si fa la qualità, come fanno io lo so che fanno con faccette, diciamo con faccette io dall'inizio alla fine capisco che fanno e fanno la stessa qualità come fa quelli da Timișoara e quelli da Canada, ok? Ma io sono, capisco che sono in Moldavia e lavoriamo con costi più bassi e noi inizio che io faccio la stessa qualità, io voglio pagare me ancora, dammi 1.000 euro perché io sono bravo, io conosco che fanno anche di più bene come quello in Canada. È fuori mercato. È la mano d'opera o è la faccetta di se stessa che ha un costo? Costa come? Tanto il tempo di produzione, un caso come questo totale quanto sono? 30 ore di lavoro di più?
Può essere di più, tutto dipende dal caso, tutti i casi sono individuali. È molto faticoso perché stai facendo, se sono 10 sopra e 10 sotto, sono 20 interventi diversi che stai facendo, tutti insieme. E sono in assoluto i casi, lui quando inizia anni fa era tutto contento, gasato, ora quando finisce un caso è con la schiena spaccata, perché l'estetica è fatica. Fare la chirurgia e tutta la bocca senza impianti è molto più facile. Fai, metti, sei gli impianti sopra, sei sotto, chiudi, hai finito, 2-3 ore di lavoro. Poi lavora il robot, il laboratorio, il tecnico, 2-3 ore e abiti in bocca. Sì, ma qua... Le facette sono... Quando con facete... Limare i denti, verificare gli spessori... Anche la funzionalità, perché loro mangiano, hanno una funzione di mangiare, di tagliare... Di... Sì. 10. In suo caso non sono facette, sono capsule, ma anche in suo caso sì. Le corone, i denti naturali sono più lunghi come lavori, sono più faticosi per il dentista e più dolorosi per il paziente. Sì. Perché i denti sono vivi e ce li hai i denti ancora, li devi limare, quindi c'è il rischio di sensibilità, il rischio fastidio, tutte 30 ore a bocca aperta il paziente soffre l'articolazione, cioè devi fare pause. Evitare la saliva tutte quelle ore, è un lavoro molto faticoso. Ma prima ricostruire una bocca in qualche parola. È l'unica via per ricostruirla in questi casi, perché gli togli i denti, cioè devi rigenerare lo smalto. Per rigenerare lo smalto devi aggiungere volume di smalto artificiale, ceramica, praticamente. Questa è una bocca di un paziente che ha poco smalto. E quindi quello che sembra si apre questi spazi tra i denti. In realtà questa è una condizione. La cosa era bulimia, genetica, che problema aveva questa? Ho parlato già con pazienti con fluoroso. Sì. Qua devi aggiungere, qua manca un bel po' di smalto questo dente. Questo qui è questo anche grandezza di denti. Guardate come sono corti, devono essere. La proporzione è normale. Però deve stare, diciamo, di questa lunghezza 100%. E la lunghezza deve stare 80% da lunghezza. Ma qua la lunghezza è la stessa cosa come la lunghezza. C'è quadrato. Perché questo è una bella conformazione comunque lui. Sì. Non è come uno che gli manca, che ha quel tipo di pelle, lui ha quel tipo di smalto. E qua si guarda, non deve andare più lungo questo dente. Guardiamo dove non deve andare. Voi come pensate? Deve andare di tagliare un po', di andare più lungo in su. Oppure di aggiungere un po' di... No, deve salire. Come pensate? Che ci manca dietro? Non puoi dire. Ok. Non c'è la foto dell'altro. No, se limiamo aggiungiamo giù. Penso, giù, no? Deve scendere. Se puoi aggiungere... Tutti non sono corretti. Tutti non sono corretti. Sì, perché come hai parlato prima, deve fare design. E design, lui mi dice dove io devo andare. In su o in su, perché questi denti vedi che già sono, si vedono. Sì. Io devo cambiare qualcosa, non di fare ancora di più lunghi, deve andare in su, ok? E questo design si vede, questo design qua lui mi dice dove io devo andare. Questo è escluso, come deve essere, e deve. Io adesso devo aggiungere ancora, devo aggiungere un po' qua e deve andare ancora, non so, fare una plastica di aggiungere. Perché come ho detto prima, che è più importante? Diagnosi più importante. Io devo capire dove io devo lavorare. Quando mi guarda senza questo senso design, io non so, ma dico che per non stare più aggressivo con dente, dai, aggiungiamo un po', perché io non taglio, niente. Deve fare quello che deve fare, non deve... Provare. Sì. Quindi in teoria potrebbe anche essere più veloce incapsulare tutto, no? Sì, ma con pazienti giovani deve pensare che lui deve stare con questi denti ancora... Tanti anni. Tanti anni, ok? Per pazienti... Cioè, prima non tanti denti. No, ma appunto no, l'ho chiesto perché è sempre un discorso di guadagno di tanti dentisti. No, però la domanda è mirata perché è la storia di molti pazienti. E tutto dipende dal caso, se pazienti hanno tanti cari
diciamo anche davanti, anche qua, qua e qua, è meglio di mettere una capsula e di fare stop per tutta la carica, ok? Per non fare contatto con niente. Se il paziente ha un'igiene buona, gengiva è sano, denti è sano, diciamo, limiamo solo pochissimo e cambiamo la forma e colore e tutto. Diciamo, come ancora di nuovo, è più importante la diagnosi. Hai fatto diagnosi, un piano di cura e tu già capisci che devi fare. Non diciamo che non devi fare un titolo grande che guarda, capsule sono più buone e basta, tutti con capsule. Questo non è giusto. Devi guardare il suo caso, il suo caso, il suo caso. Stesso sono. Un incoraggiamento. Che ha scelto la strada.